Fabio Maria D'Amato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, ha lanciato una nuova società e ora si prepara a rientrare nel panorama della moda. Nel mondo della moda e dello spettacolo, Fabio Maria D'Amato si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con il lancio di Brave, una società di consulenza che segna il suo ritorno alla ribalta dopo un periodo parecchio turbolento. L'ex general manager di Chiara Ferragni Collection e TBS Crew, D'Amato ha lasciato, nel bene e nel male, il suo segno nel settore, e la sua prossima recente transizione verso Brave sta catturando l'attenzione mediatica. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa nuova avventura. Una nuova era per Fabio Maria D'Amato? La nuova società post Ferragni. Come sappiamo, recentemente, D'Amato ha lasciato le sue posizioni di leadership in Chiara Ferragni Collection e TBS Crew, e ora è pronto ad avviare una nuova impresa, Brave. Questa nuova realtà, registrata ufficialmente a Milano, si propone di offrire una consulenza innovativa e completa nei settori della moda e dello spettacolo. La società si specializzerà nella gestione dei diritti d'immagine di artisti e celebrità, nella creazione di contenuti digitali, nell'organizzazione di eventi di moda e concerti, e nelle pubbliche relazioni. Mentre D'Amato si lancia in questa nuova avventura con Brave, gli occhi sono puntati sul suo futuro. Con una carriera già segnata da successi e sfide, la nuova impresa rappresenta un'opportunità per dimostrare la sua resilienza e capacità di adattamento dopo il fallimento del famoso Pandoro Gate. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se la nuova società riuscirà a emergere come un player significativo nel settore della moda e dello spettacolo. Intanto, il capitolo con Chiara Ferragni, sebbene chiuso, rimane un'importante parte della sua storia professionale. Le recenti controversie e le critiche ricevute da D'Amato. Il passato di D'Amato non è stato privo di polemiche. Il Pandoro Gate ha messo in luce, infatti, le complicazioni e le controversie che possono emergere nel mondo degli affari con figure pubbliche come Chiara Ferragni. Il rapper Fedez, marito della Ferragni, ha espresso pubblicamente le sue riserve nei confronti di D'Amato, sottolineando che la responsabilità per alcune questioni aziendali fosse imputata esclusivamente a carico della Ferragni, mentre D'Amato avrebbe dovuto condividerla. Il percorso di Fabio Maria D'Amato. Fabio Maria D'Amato, nato a Barletta, ha iniziato il suo viaggio professionale con una solida formazione accademica a Milano, dove ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l'Università Bocconi. Il suo ingresso nel mondo della moda è avvenuto nel 2017, quando ha assunto la direzione di TBS Crew, succedendo a Alessio Sonzogni. La sua carriera è decollata sotto l'ala di Chiara Ferragni, con cui ha instaurato una collaborazione fruttuosa, trasformando le sue aziende in veri e propri imperi del fashion e dello spettacolo. Sotto la sua direzione, la Ferragni Collection è esplosa in crescita, raggiungendo una squadra di 60 persone e un fatturato di 66 milioni di euro nel 2022.